L'affiliazione dell'Accademia Peligna con il Perugia Calcio ormai è una realtà. A testimoniare il consolidamento del rapporto di collaborazione è stata la visita compiuta a Sulmona dal direttore generale del club umbro, Mauro Lucarini, che ha trascorso un intero pomeriggio a contatto con bambini e ragazzi per concludere in serata con un incontro riservato ai familiari. Lucarini si è recato agli impianti sportivi di Cantone d'Introdacqua per assistere agli allenamenti della squadra femminile e delle categorie Esordienti e Pulcini, mentre al Palazzetto dello Sport Nicola Serafini di Sulmona ha osservato i primi calci e piccoli amici. Sinceramente sono rimasto affascinato da quello che sta facendo questa nostra società, il Peligna. Devo dire che c'è un'ottima organizzazione e i ragazzi sono stupendi, gli impianti fortunatamente rispecchiano le caratteristiche di un buon lavoro. Mauro Lucarini è stato accolto dal presidente dell'Accademia Peligna, Pietro Scudieri, dal direttore generale Gino Bianchi, dal direttore tecnico Joachim Spina e dagli allenatori delle varie categorie. Siamo onorati e orgogliosi di avere qui uno dei maggiori rappresentanti del Perugia Calcio. Ci ha fatto una gradita sorpresa, insomma, ci siamo organizzati, ci ha detto in settimana che ci sarebbe venuti a trovare e così è stato. Sono 144 in Italia le società affiliate con il Perugia che, aggiunto Lucarini, rappresentano una grande famiglia. Nel nostro progetto Academy fare queste visite è importante perché possiamo tutti e due imparare qualcosa. Noi vorremmo lasciare un po' di esperienza, vorremmo lasciare un po' di nostra conoscenza, ma soprattutto vorremmo lasciare sorrisi e divertimento, che è una cosa che per i bambini è fondamentale. E dico che il Peligna è in una buona strada e sicuramente insieme faremo un bel percorso. Nel corso dell'incontro con i genitori, svoltosi nella sede della comunità montana Peligna, alla presenza anche del responsabile regionale del calcio a 5, Salvatore Vittorio, è stato proiettato un video che documenta l'esperienza vissuta a Perugia domenica 1 dicembre in occasione della gara di Serie B degli Umbri contro il Pescara. È stata un'intensa giornata per i ragazzi con incontri, visite e partitelle. Mauro Lucarini ha illustrato il metodo Perugia che consente di porre il bambino al centro del percorso formativo. Per la scuola calcio sulmonese nel 2020 ci saranno altre iniziative previste nell'ambito dell'affiliazione, come la partecipazione all'Academy K a Perugia dal 9 all'11 aprile. Inizieremo con i tecnici a studiare il programma del football game e abbiamo promesso anche al presidente che saremo presenti sul territorio con i nostri tecnici quanto prima. Al termine Lucarini ha regalato alla società sulmonese una maglia con la scritta Peligna e con il numero 8, che a Perugia ha un significato particolare perché era quello di Renato Curi.